In questa puntata di Speedrunner daremo spazio con interviste e immagini a vincitori e partecipanti del Memorial Gasparini che si è svolto a Monticelli. Andremo anche a scoprire i piazzamenti dei runner sparmensi al Trail del Chianti. Faremo un salto anche a New York con una testimonianza esclusiva di un parmigiano che doveva prendere parte alla maratona cancellata per l'uragano Sandy. Infine, gustose anticipazioni dell'Ultra K Marathon, della staffetta di Santa Lucia e della 24 km Salso Pellegrino del prossimo 18 novembre. Speriamo una bella mattinata. Io la vedo molto bene, non sono in forma, però la vedo bene. Io mi sento bene, ma vediamo come che la faccio sotto l'acqua. Purtroppo è bagnata, però è un percorso bellissimo, per cui e poi si fa in tutti i modi. Uno che è appassionato, che è abituato tutte le domeniche, per forza maggiore deve farla, perché altrimenti se la fai solo quando c'è il sole mi sembra una cosa un po' così. La mia presenza a Monticelli è assolutamente ininfluente, insomma non è che ci sia una gran bella giornata, ma c'è voglia di correre, quindi siamo qua per stare un po' in compagnia con gli amici. Sì, è sempre sfigata Monticelli perché piove sempre, speriamo però che smetta alle 9, hanno detto le previsioni che smette, dunque andremo bene. Un po' infangati, ma andremo benissimo oggi. Siamo all'opera da molto prima di adesso, caro il mio regista. Senz'altro, come al solito, c'era sempre molta gente, perché comunque è una corsa organizzata bene, quindi nonostante il tempo, senz'altro sarà un successo comunque. E, vabbè, speriamo di non beccare molta acqua, ma io credo che comunque, anche se piove, noi ci arrangiamo lo stesso. L'ho sempre fatta tutti gli anni, quindi la faccio volentieri. Poi quest'anno le ho fatte tutte fino adesso, quindi la facciamo, poi arriviamo in fondo. Sono reduce da due gare abbastanza importanti, la mezza di Cremona e la maratona di Verona, per cui vediamo come vanno le gambe. Mancare, è una gara di solito molto bella, questa pioggerellina non guasta perché rende più fresca la competizione e quindi sono sicuro che andrà bene come gli altri anni. È un po' nebbiosa, va benissimo per correre, per dimagrire un po', dai. Monticelli bagnata, speriamo sia comunque una corsa come tutti gli anni riuscita, la partecipazione come sempre penso sia alta nonostante il tempo. E speriamo di fare una buona gara. Molto bagnata stamattina la gara, però pur di fare qualche chilometro sono venuto anche qua senza problemi. Sì, mi sono allenato, ma pesante, è pesante con quest'acqua. Oggi penso di no, sono stanchissima. Stamattina mi sono alzata e ho detto ma quasi quasi vado, torno a letto. Poi invece la passione per la corsa ha vinto, quindi sono qui. Vediamo, oggi vediamo come andrà. Speriamo bene, sarà come sarà. Molto bene, specialmente per i juventini. Ok, tre. Siamo qua per correre, vedremo che cosa succederà, oggi che cosa ci riserverà. Tempo fantastico per noi corridori, giusto? Presenza dopo un po' di preparazione, giornata un po' così, non ho tanta voglia, però vabbè, per incontrare un po' di amici, fare due chiacchiere in compagnia. In preparazione per? Per la maratona del 9 a Reggio Emilia, vediamo se quest'anno riesco a arrivare tutto intero. Speriamo di fare bene, come sempre, massimo impegno e vediamo come andrà.
Eppure la pioggia e le condizioni climatiche tipicamente autunnali hanno fermato i 360 runners che si sono sfidati a Monticelli nella 17esima edizione del Memorial Gasparini, valevole come 21esima prova del campionato provinciale FIDAL di corsa su strada. L'evento, che si è svolto nel centro del paese, è stato organizzato dal Punto Blu di Monticelli e dal gruppo sportivo Tocca al Matto. Buona anche l'affluenza di pubblico di appassionati lungo il percorso. Come previsto, il tracciato si è snodato lungo 12 km e 700 metri. A trionfare sul traguardo nella categoria maschile è stato Abdel Rahim Karim, tenace atleta del Traversetolo Running, allenato da Sergio Gozzi, che ha chiuso con l'ottimo tempo di 40 minuti e 36 secondi. L'atleta di origini maghrebine ha preso la testa della corsa fin dai primissimi chilometri. Ha così potuto impostare il proprio ritmo e fare il vuoto dietro di sé. In seconda posizione si è invece classificato Mauro Cattaneo della Marathon Cremona. Gradino più basso del podio infine per Abu El Wafa del Cus Parma, comunque applauditissimo, una sorta di beniamino locale dato che si è aggiudicato la competizione in ben 9 edizioni in passato. Tra le donne ad alzare per prima le braccia è stata Laura Ricci della Calcestruzzi Corradini, che ha vinto con il tempo di 46 minuti e 55 secondi. Piazzamento d'onore per la veterana Lara Mustat, anche lei della Calcestruzzi Corradini. Terza classificata Maria Pezzarossa della società Cittadella 1592. Buonasera a tutti, ben ritrovati nell'angolo tecnico del negozio Cingi Campari. Questa sera parleremo di abbigliamento tecnico invernale e di una scarpa, la Pegasus più 29, una scarpa a 3 ammortizzata e neutra, una scarpa che ha visto molte modifiche rispetto alla 28. Intanto è costituita con un mesh a trama variabile, nel senso che nelle parti in cui ci sono i massimi piegamenti e i punti di maggior usura, la trama è molto più fitta per evitare che ci si possa rompere. Invece nelle parti in cui i piegamenti sono minori e i punti di attrito minori, c'è una trama più larga per permettere una maggiore traspirazione del piede. Questo tipo di scarpa è una scarpa che va benissimo negli allenamenti lunghi e può essere portata da persone che hanno un peso corporeo medio o basso anche per tantissimi chilometri. Chilometri che faremo chiaramente quando ci stiamo allenando e preparando per una competizione che può essere una maratona, una mezza maratona, anche un semplice 10.000. Nel periodo invernale è meglio allenarsi con dei capi termici studiati proprio per impedire che la sensazione di freddo ci possa rallentare o comunque possa compromettere il nostro allenamento. I capi di cui vi voglio parlare questa sera sono quelli di Mizuno Bret Thermo. Il Bret Thermo è l'unico filato che con l'evaporazione del sudore produce qualche grado di calore. Questo tipo di maglietta è una maglietta da mettere a pelle e si può trovare nel nostro negozio in 3 differenti tipologie. Abbiamo questa, che è quella con il collo a lupetto, poi c'è quella con il collo a lupetto e una zip che arriva sino a metà petto, e poi c'è quella a girocollo. Questo è il primo capo, quindi il capo da mettere a pelle, che è molto importante per mantenere la giusta temperatura corporea. Come secondo capo parliamo sempre di una magliettina di Mizuno, resistente al vento, sempre in Bret Thermo, con degli inserti catarinfrangenti nel logo sia davanti che di dietro, e con una taschina che serve per poter alloggiare o un gel o comunque qualsiasi cosa si voglia prendere con sé durante l'allenamento, o anche semplicemente un lettore MP3 per chi ama correre ascoltando la musica. Come sempre vi auguro buona corsa a tutti, vi saluto e vi dico arrivederci alla prossima puntata.
fare da contorno alla gara vera e propria tra le strade di Monticelli si è tenuta anche la camminata non competitiva del Kiwi, gemellata con il trofeo Ossi in Prandi. Davvero significativo il numero di iscritti. Il gruppo più folto è risultato essere quello dei marciatori parmensi, con ben 134 camminatori. Cospicue anche le rappresentanze dell'Atletica Manara con 123 partecipanti e dell'Atletica Casone Noceto con 118. Ultima, ma non certo per ordine di importanza, si è svolta la premiazione poi di coloro che si sono sfidati nella handbike non competitiva denominata Punto Blu, lungo il tortuoso percorso di 25 km e 400 metri. La partecipazione è stata notevole perché abbiamo mantenuto sulla competitiva il livello dell'anno scorso, meno 3 o 4, ecco, quasi 400 competitivi. Nella camminata ovviamente di solito è quella che ne risente di più, comunque abbiamo superato i 700 abbondantemente, quindi andiamo sui 750-780, quindi considerato la stagione, se avessimo avuto il sole avremmo superato i 1000. La prima volta, io molto contento, la prima volta, l'anno scorso è arrivato secondo, questo anno è arrivato primo, anche guarda di 3 km e mezza, dopo 12 km e 700 metri. Questo anno hai vinto 14 gare. La domenica prossima si faccia il campionato di Parma, la 21. Sono contenta perché vengo da un mese bruttino dove ho potuto correre poco, quindi sto cercando di riprendere. Oggi le sensazioni erano discrete, quindi un buon punto di partenza. La gara mi piace, l'avevo già corsa l'anno scorso, quindi sono tornata volentieri. Mi è piaciuta anche quest'anno. Ma è andata bene, dai. Tu sei andato meglio, ma hai passato con un gran passo. Ci siamo divertiti, bella gara. Complimenti agli organizzatori perché è sempre una gran bella gara questa qua. Poi noi del Torile noi ci divertiamo ancora, lo sapete com'è. Doverosa la mia partecipazione nella gara di casa, ho testato uno stato di forma non ottimale, è andata bene, il tempo è stato anche clemente, insomma la gara non è bellissima però si può fare. Una gara difficile perché la partenza è in discesa, quindi ti viene da partire molto molto in allegria, poi ci sono molti falsi piani e quindi diciamo le difficoltà si fanno sentire nel finale. Tuttavia un'ottima partecipazione, molta gente nonostante il tempo che non era buono, molta gente che si sta preparando anche per le maratone dell'autunno, quindi molti parmigiani che faranno maratone in giro per l'Italia, direi forte. È stato un buon allenamento, non sono particolarmente in forma, però bella la gara, mi è piaciuto il percorso. Divertente, poi tutto sommato anche il tempo ha tenuto botto, quindi è stato bello. Il percorso qua è sempre molto bello e basta, mi sono divertita, tanto. Come dice lei, è uguale, non ho niente da dire. Due premi. È andata abbastanza bene, vengo dalla maratona di Monaco e l'ho accusata molto, adesso sulle gambe ce li ho tutti i chilometri, però ci ho messo 48 minuti, insomma non mi devo lamentare, insomma poteva andare peggio, l'anno scorso avevo fatto meglio, d'altronde niente, va bene così, l'importante è continuare a correre e allenarsi. Un saluto agli amici del Monticelli che sono un po' carenti nei risultati ma è una squadra simpatica. I runners parmigiani si confermano sempre più competitivi anche nelle corse che si disputano fuori dal nostro territorio. In questo caso ad ottenere un risultato più che prestigioso è stato Emanuele Marangone della Castello Running, che si è classificato secondo, un ottimo piazzamento d'onore, nel Trail del Chianti che si è corso sulle colline senesi.
L'atleta ducale ha completato il percorso di 18 km con un tempo lusinghiero di 1 ora, 12 minuti e 10 secondi. Bellissima corsa, abbiamo corso in mezzo alle vigne, nei boschi, una corsa diciamo molto dura, più di quello che pensavo, sono molto soddisfatto. E è stato anche un ottimo allenamento perché sto preparando una corsa importantissima che è la November Pork, è dall'inizio dell'anno che la prepariamo noi del Castello e ci teniamo a far bella figura soprattutto dopo la corsa. E tornando al Chianti, consiglio a tutti di fare un weekend a quella corsa l'anno prossimo, perché merita la corsa, merita tutto il contorno, l'organizzazione e soprattutto il dopo corsa. La partenza di questo importante trail è avvenuta a Villa Sesta. La corsa si è poi snodata sulle caratteristiche strade bianche del territorio senese. La gara è stata portata a termine da ben 869 podisti. L'evento si è inserito nell'ambito dell'edizione 2012 dell'Eco Maratona del Chianti, un appuntamento che ha coinvolto più di 3.000 appassionati del mondo della corsa e che, come dice il nome stesso della manifestazione, ha voluto essere in favore della tutela dell'ambiente e della mobilità sostenibile. A premiare i vincitori è stato il leggendario Gelindo Bordin, oro olimpico nella maratona di Seul 1988. Tra i parmensi, buone anche le prestazioni di Giorgio Ritrovato del Cus Parma, giunto sul traguardo come 44esimo, di Massimiliano Naummi della Castello Running, 154esimo, di Pietro Cabassi del Circolo Minerva Forest, di Cristian Saccani del Cus Parma, di Roberto Alfieri, sempre della Castello Running, di Simone Dolci del Cus Parma, di Walter Perotti della Monticelli Terme e di Rosaria Marra del Cus Parma. La sensazione è stata emozione ancora più grande della prima volta che l'ho vinta, dove feci il record, perché questa qui è una vittoria più del cuore. Venivo da un periodo di non grande allenamento, anche familiare ho avuto dei problemini e quindi è stata prettamente del cuore. Noi chiaramente vogliamo essere anello di passaggio tra le maratone su strada, i percorsi su strada e i percorsi di trail, quindi è un percorso relativamente facile dal punto di vista degli appoggi e della corsa muscolare, perché sono colline, quindi è un paesaggio, un percorso che si presta anche a chi è abituato a correre su strada. Erano diverse decine gli atleti parmigiani che sono partiti alla volta di New York per prendere parte a quella che da tutti viene considerata come la maratona più importante del mondo. Una classica che non può mancare nel curriculum di ogni runner che si rispetti. Quest'anno però l'uragano Sandy, oltre a morte e distruzione sulla East Coast statunitense, ha costretto gli organizzatori a cancellare la manifestazione. È la prima volta dal 1970 che ciò avviene. La gara era stata disputata anche nel 2001, dopo l'11 settembre. Mi sono sentito sicuramente molto dispiaciuto, anche abbastanza sfortunato. Spero che rimanga un'esperienza unica, nel senso che spero che sia la prima e ultima maratona alla quale partecipo che non viene fatta. Ovviamente il dispiacere c'è molto, però insomma bisogna prendere atto della situazione quella che era e insomma andare avanti. Qualcuno ci è rimasto veramente male e lo capisco, nel senso che molti di loro avevano passato gli ultimi mesi a prepararsi per questa maratona, quindi vedersela un po' scappare tra le mani è stato veramente deludente per loro. Io in realtà avevo fatto carpi, avevo fatto l'obiettivo che mi ero prefissato, quindi in realtà per me andare a New York era per fare New York. Se non la faccio quest'anno la farò l'anno prossimo, quindi era meno, diciamo, era più l'obiettivo di fare quella maratona che l'obiettivo sportivo sicuramente per me. Il venerdì pomeriggio dopo la chiusura dell'Expo, quindi dopo che ormai quasi tutti credo avevamo ritirato i pettorali e c'era stato anche comunicato
la nuova modalità di trasferimento a Staten Island, perché verso Staten Island ci si può andare via autobus o via traghetti. Quelli che dovevano andare via traghetto era stato comunicato che sarebbero dovuti andare via autobus, ma questo fino al pomeriggio di venerdì. Poi un'ora e mezza dopo la chiusura dell'Expo, cioè alle 18.30 ora locale, è arrivata questa notizia. Dato il poco preavviso, tanti parmigiani si trovavano già nella grande mela quando è stato ufficializzato l'annullamento. Alcuni di loro hanno comunque voluto partecipare ad una corsa libera, organizzata in extremis dalle associazioni podistiche internazionali lungo l'anello di Central Park. In modo spontaneo ci si è, diciamo più o meno spontaneo, ci si è dato appuntamento a Central Park la mattina della domenica della maratona. E eravamo veramente veramente tanti podisti. L'anello di Central Park sono 10 chilometri, era una fila interminabile di podisti che correvano ciascuno col suo passo, però la cosa più bella è stata veramente il contributo delle persone di New York, che spontaneamente si sono presentate a fare il tifo come se fosse veramente l'ultimo miglio, a fornire acqua, a dare supporto. Questo qui è un qualcosa che mi ha veramente colpito, soprattutto lo spirito della gente di New York anche in una situazione non competitiva. All'arrivo c'era ancora il blackout nella zona sud e, dovendo lasciare delle persone in un albergo, siamo passati nella zona ancora coperta dal blackout, era ancora in condizioni un po' spettrali. Il resto di Manhattan devo dire che era in condizioni assolutamente normali, si vedeva qualche traccia del passaggio dell'uragano, perché in Central Park c'erano degli alberi caduti che erano gli ultimi alberi che non avevano rimosso, erano ancora lì, però la situazione a Manhattan era assolutamente normale. L'organizzazione New York Roadrunner, per quello che ho capito, non prevede alcun rimborso, quindi l'organizzazione della maratona. Devo dire che l'agenzia con la quale sono andato, con cui avevo fatto un pacchetto volo e pettorale, spontaneamente si è invece proposta di offrire il pettorale entro i prossimi 5 anni a chi si era iscritto con loro quest'anno e vorrà andare l'anno prossimo, sempre ovviamente partendo con loro. Devo dire iniziativa lodevole, perché non era dovuto, soprattutto erano cause del tutto indipendenti dalla loro volontà, quindi sono stati sicuramente più signori dell'organizzazione New York Roadrunner. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. L'Ultra K Marathon è una gara che si è andata a spalmare su una manifestazione storica, forse una delle più vecchie e amate qui a nel circondario, che è la staffetta di Santa Lucia, 27esima edizione, quindi contiamo sul fatto che ci siano molto compagini di atleti che vengono a partecipare, ma la soddisfazione è grande perché sia Armuzzi, nostro atleta ormai amico, verrà a correre per bissare i successi precedenti, ma la gioia è per e chiamo tutti a festeggiare il nostro caro Paolo Bucci, che non può mancare a questo Ultra K, e ricordiamo che il 18 novembre compierà 60 anni, quindi tanti auguri a Paolo Bucci, e prepariamoci a fare 45 km con lui di applausi, di torte e di candeline. E c'è da ricordare che tutti coloro che parteciperanno avranno la fortuna di poter avere in omaggio una punta di formaggio offerta da di tre etti offerte da Gennari, che ha aperto proprio uno spaccio in via Emilia a Parma.